La talassemia o anemia mediterranea è una patologia rara del sangue, ereditaria e congenita, cioè presente dalla nascita. I pazienti censiti sul territorio italiano sono circa 7.000, mentre i portatori sani sono circa 2 milioni, sempre sul territorio nazionale italiano. È caratterizzata da una alterata sintesi, cioè produzione di emoglobina che porta ad una morte precoce dei globuli rossi, e questo meccanismo è definito emolisi, emolisi cronica in questa forma di anemia. A seconda del quantitativo di emoglobina prodotta si possono distinguere due forme di talassemia. Forme di talassemia trasfusione dipendenti e forme di talassemia non trasfusione dipendenti. E la differenza tra queste due forme è il trattamento. Nel primo caso, nelle forme trasfusione dipendenti, il trattamento base è la trasfusione di sangue, mentre nelle forme non trasfusione dipendenti il trattamento con la trasfusione di sangue può esserci, ma in un'età più tardiva, età più tardiva che può corrispondere o meno al momento della diagnosi. Le forme trasfusione dipendenti sono diagnosticate in età neonatale. Dopo i primi 6 mesi di vita il bambino sviluppa un grado diverso di anemia che viene definito essere talassemia grazie all'elettroforesi dell'emoglobina. L'elettroforesi dell'emoglobina è un esame molto semplice, è un prelievo di sangue che dà delle informazioni molto precise diagnostiche. Le forme di talassemia non trasfusione dipendenti, e dico forme perché ne esistono varietà, ne esiste un'ampia varietà, sono diagnosticate in età adulta, in un'età adulta che può essere dopo i 20 anni, dopo i 30 anni, dopo i 40 anni, a seconda del genotipo, cioè della caratteristica del DNA propria di questa patologia. Da alcuni anni diverse molecole sono oggetto di studio per la terapia della talassemia. Tra queste la molecola più promettente è una molecola che agisce a livello midollare riducendo la produzione di globuli rossi alterati e per cui la distruzione dei globuli rossi alterati in periferia. Questo agisce sia a livello di pazienti affetti da talassemia trasfusione dipendenti e sia di pazienti affetti da talassemia non trasfusione dipendenti. Come si identifica il portatore sano di anemia mediterranea o di talassemia? È molto semplice, basta avere un'attenzione particolare ai valori presenti sull'esame emocromocitometrico, in particolare i valori di emoglobina e il valore del volume globulare corpuscolare, che risultano essere inferiori ai limiti di norma. Per definire il tipo di talassemia è fondamentale un secondo esame, sempre un esame del sangue, molto semplice da eseguirsi, che corrisponde a un'elettroforesi dell'emoglobina o un HPLC, cioè una cromatografia delle varianti emoglobiniche. Questo, ripeto, caratterizza la tipologia di talassemia. È molto importante per cui approfondire questo aspetto perché due portatori sani di anemia mediterranea hanno il 25% di possibilità di avere un figlio affetto. In rapporto al tipo di alterazione emoglobinica si può parlare appunto di forme di anemia mediterranea trasfusione dipendenti o di forme di anemia mediterranea non trasfusione dipendenti. Per cui l'invito finale è quello di eseguire esami ematologici ed emoglobinici in epoca preconcezionale.